Le massime capitali di Epicuro. Epicuro, il cui nome significa alleato o compagno, è stato un filosofo greco antico nato sull'isola di Samo il 10 febbraio del 342 a.C. con il segno zodiacale dell'Acquario, che fondò una delle maggiori scuole di pensiero dell'età ellenistica e romana, basata principalmente sulla concezione materica, meccanicistica e pluralistica della vita. Un compendio in forma aforismatica della sua dottrina, denominata Epicureismo, è rappresentata dalle massime capitali, opera composta da 40 precetti che avevano l'intento di far comprendere le basi della sua dottrina a coloro che non potevano studiare i suoi testi. Queste furono riportate nei paragrafi compresi dal 139 al 154 del decimo libro delle Vite dei filosofi dello storico greco antico Diogene Laerzio, il quale visse tra il 180 ed il 240 d.C. Massime capitali di Epicuro. L'essere beato e immortale non ha né procura gli altri affanni, così non è soggetto né all'ira né alla benevolenza. Queste cose infatti sono proprie dell'essere debole. Nulla è per noi la morte, perché ciò che è dissolto è insensibile, e ciò che è insensibile non è niente per noi. Il limite in grandezza dei piaceri è la detrazione di ogni dolore. E dovunque è piacere, e per tutto il tempo che persiste non c'è né dolore fisico, né spirituale, né ambedue. Non dura ininterrottamente il dolore della carne, ma il massimo rimane il minimo tempo, e quello che appena supera il piacere della carne non dura molti giorni. Anzi, le lunghe malattie danno alla carne più piacere che dolore. Non è possibile vivere felici se non si vive una vita saggia, bella e giusta, né vivere una vita saggia, bella e giusta senza vivere felici. A chi manca ciò, non è possibile vivere felice. Allo scopo di aver sicurezza dagli uomini, era un bene secondo natura anche quello del potere e della regalità, sempre che per mezzo di queste cose si potesse ottenere tanto. Famosi e illustri vollero diventare alcuni, pensando di procurarsi così la sicurezza dagli uomini, cosicché, se la loro vita è tranquilla, ottennero ciò che è il bene secondo natura. Se non è tranquilla, non posseggono quello per cui da principio furono mossi da impulso conforme a ciò che è bene secondo natura. Nessun piacere è di per sé un male, ma i mezzi che procurano certi piaceri portano molti più turbamenti che gioie. Se ogni piacere si condensasse in estensione e durata e riguardasse tutto il nostro essere o le parti più importanti della nostra natura, i piaceri non differirebbero mai fra loro. Se ciò che procura i godimenti dei dissoluti li liberasse dai timori della loro mente, riguarda le cose celesti e dalla morte e dai dolori, e se insegnasse loro qual è il limite dei piaceri e dei dolori, non avremmo di che biasimarli, colmi come sarebbero di ogni piacere e senza mai avere di che soffrire nell'animo o nel corpo ciò che appunto è il male. Se non ci turbasse la paura delle cose celesti e della morte, nel timore che esse abbiano qualche importanza per noi, e l'ignoranza dei limiti dei dolori e dei desideri, non avremmo bisogno della scienza della natura. Non era possibile dissolvere i timori riguardo a ciò che è più importante, ignorando che cosa fosse la natura dell'universo, ma vivendo in sospettoso timore per i miti. Così non era possibile, senza lo studio della natura, avere pure gioie. A niente giovava il procacciarsi sicurezza dagli uomini finché rimanevano i sospetti e le paure per le cose del cielo e dell'Ade e di ciò che avviene nell'universo. Una volta ottenuta la sicurezza dagli uomini, per la possibilità di aver fino ad un certo grado agiatezza ed abbondanza, purissima diventa la tranquillità che proviene da vita serena ed appartata dalla folla. La ricchezza secondo natura ha dei limiti ben precisi e beni facilmente procacciabili, ma quella secondo le vane opinioni non ha alcun limite. Poca importanza ha la fortuna per il sapiente, poiché le cose più grandi ed importanti le ha già preordinate la ragione, e per tutto l'intero corso della vita le preordina e le preordinerà. Il giusto è tranquillissimo, l'ingiusto è pieno della più grande inquietudine. Non aumenta il piacere della carne una volta si è tolto il dolore per ciò che ci mancava, ma solo si varia. Il limite posto da parte dello spirito riguardo ai piaceri proviene da un'accurata considerazione di questi stessi e di ciò che ad essi è simile, tutte cose che recano allo spirito le più grandi paure.
l'infinito tempo ed il finito hanno ugual quantità di piacere, ove si misurino i limiti di esso con la ragione. La carne pone i limiti del piacere illimitati, ed illimitato è il tempo che glielo procura. L'anima, prendendo coscienza del bene della carne e del suo giusto limite, e tolti i timori relativi all'eternità, ordina la vita in maniera che essa sia perfetta, e non ha più bisogno, oltre quella, del tempo infinito. Ma non fugge il piacere, né, quando le circostanze conducono al momento di lasciare la vita, si diparte come se le mancasse qualcosa di ciò che serve a render la vita felice. Bisogna porre attenzione al fine realmente dato ed ad ogni evidenza effettiva a cui riportare le nostre opinioni, se no tutto sarà pieno di dubbio e di inquietudine. Se tu ti opporrai a tutte le sensazioni, non avrai più nulla, nemmeno per quelle che tu dici essere fallaci, a cui facendo riferimento giudicarle. Se rifiuti qualche sensazione, non distingui ciò che si opina e ciò che attende conferma e ciò che è evidente in base alle sensazioni ed alle affermazioni ed ad ogni atto di attenzione della mente, turberai anche le altre sensazioni con la tua stolta opinione e così rifiuterai ogni criterio. Se invece nei tuoi pensieri che riguardano le opinioni riterrai esatto sia ciò che attende conferma, sia ciò che non riceve attestazione favorevole, non fuggirai l'errore, poiché avrai conservato ogni ambiguità in ogni giudizio su ciò che è giusto e ciò che non è giusto. Se in ogni circostanza non farai riferimento per ciascuna delle tue azioni al bene secondo natura, ma ti volgerai ad altro, sia che tu faccia una scelta od un rifiuto, le tue azioni non saranno in accordo con le tue parole. Dei desideri quanti, se non soddisfatti, non conducono al dolore, non necessari, ma è facile dissipare lo stimolo quando appaiono rivolti a cose difficili ad ottenersi o tali da procurare danno. Di tutti quei beni che la saggezza procura per la completa felicità della vita, il più grande di tutti è l'acquisto dell'amicizia. La medesima persuasione che ci rassicura che nessun male è eterno durevole ci fa anche persuasi che in questo breve periodo della vita esiste la sicurezza dell'amicizia. Dei desideri alcuni sono naturali e necessari, altri naturali ma non necessari, altri poi né naturali né necessari, ma nascono da una vana opinione. Fra quei desideri che se non vengono soddisfatti non comportano dolore corporeo, quelli in cui intensa è la passione provengono da vuote opinioni, e non per la loro natura sono difficili a dissiparsi, ma per le stolte credenze degli uomini. Il diritto secondo natura è il simbolo dell'utilità allo scopo che non sia fatto né ricevuto danno. Per tutti quegli animali che non poterono stringere patti per non ricevere né recarsi danno reciprocamente, non esiste né il giusto né l'ingiusto. Altrettanto per tutti quei popoli che non vollero non poterono porre patti per non ricevere e non recare danno. Non è la giustizia un qualcosa che esiste di per sé, ma solo nei rapporti reciproci e sempre a seconda dei luoghi dove si stringe un accordo di non recare né di ricevere danno. L'ingiustizia non è di per sé un male, ma per il timore che sorge dal sospetto di non poter sfuggire a coloro che sono preposti alla punizione di tali azioni. Chi opera nascostamente, ai patti stipulati reciprocamente, per non fare né ricevere danno, non può fidare di rimanere nascosto, anche se per il presente infinite volte vi riesce. Non è infatti sicuro che riuscirà ad occultarsi fino alla morte. Da un punto di vista generale il diritto è uguale per tutti, poiché rappresenta l'utile nei rapporti reciproci, ma dal punto di vista delle particolarità dei vari luoghi di ogni genere di principi causali, segue che una medesima cosa non è per tutti giusta. Fra le cose prescritte come giuste dalla legge, ciò che è comprovato essere utile nelle necessità dei rapporti reciproci, bisogna che costituisca il diritto, sia che sia uguale per tutti oppure no. Ma se viene sancita una legge che non risulti conforme all'utile dei rapporti reciproci, questa non ha più la natura del giusto. E se anche viene a decadere ciò che era utile secondo il diritto, ma per un certo tempo aveva corrisposto alla prenozione di esso, durante quel tempo non era meno giusto dal punto di vista di chi non si turba per vane chiacchiere, ma guarda i fatti. Quando, non essendo mutate le circostanze, quelle cose sancite come giuste dalla legge si rivelano nella pratica non conformi alla prenozione del giusto, vuol dire che esse non erano giuste.
quando poi, essendo mutate le circostanze, quelle medesime prescrizioni che erano giuste non sono più utili, in tal caso erano giuste allora quando erano utili per la vita in comune dei concittadini, ma più tardi non erano più giuste quando si rivelarono non più utili. Chi le sue cose ha disposto nella maniera migliore contro l'inquietudine, che può provenire da cause esterne, quegli ciò che è possibile se lo rende affine, ma ciò che non è possibile non lo considera come assolutamente estraneo. Nei confronti di tutte quelle cose per le quali neanche questo è possibile, se ne tiene del tutto lontano e si serve di tutto ciò che è utile per ottenere ciò. Coloro che ebbero il potere di procurarsi la sicurezza dai vicini vivono fra di loro vita dolcissima con la più grande fiducia, e pur avendo la più grande familiarità non piangono, come per commiserazione, la morte di colui che muore prematuramente.